Benvenuti al buongiorno. Il buongiorno sarà sempre associato al nome della città di cui vogliamo trattare alcuni temi che sono interessanti a nostro avviso per i lettori di Provincia Granda, e questa è una rubrica che ospiterà le persone che ci potranno appunto parlare di questi temi. Oggi è una giornata particolare, abbiamo il piacere di avere l'8 marzo, nella festa della donna, l'assessore Francesca Botto del comune di Mondovì, a cui rivolgeremo delle domande specifiche su un tema o due in particolare. Benvenuto, assessore. Grazie mille. Intanto, assessore o assessora fa differenza? No, io sono affezionata ad assessore perché, insomma, mi ritengo donna a prescindere, ecco, quindi penso che la parità debba essere raggiunta su altri fronti, ma assessora va bene uguale, ecco. Bene. Anche nella professione preferisco avvocato. Dunque, il tema che vorremmo in qualche modo affrontare è una domanda specifica, riguarda un tema di cui si è parlato in Consiglio Comunale e anche in altre occasioni. Riuscirete a dare un nuovo teatro alla città di Mondovì? Ci stiamo impegnando e quindi spero proprio di sì. L'amministrazione, io in primis, l'amministrazione ritiene che Mondovì abbia la necessità, meriti addirittura un teatro nuovo. Mondovì ha un fermento culturale tale per cui riteniamo che potrebbe veramente, meritare un luogo all'avanguardia, affinché le compagnie teatrali, anche più all'avanguardia, possano trovare il loro giusto spazio. Oggi a Mondovì non ci sono dei contenitori che rispettano queste caratteristiche, contenitori per carità di pregio, ma che non possono essere considerati dei teatri a tutti gli effetti. Tra l'altro Mondovì ha una certa tradizione di teatro. Il Baretti sarà pronto tra quanto? Allora, il Baretti auspichiamo di riconsegnarlo alla città entro giugno, siamo molto orgogliosi ovviamente di questo, ci siamo impegnati ovviamente anche per fare tutto il più velocemente possibile, secondo poi quelli che sono i vari a volte intoppi burocratici. Detto questo, si tratta di una sala polivalente, direi. Quando mi sono interfacciata con determinate compagnie teatrali, piuttosto che la fondazione di riferimento della regione Piemonte, Piemonte dal vivo, ho subito compreso che c'erano una serie di difficoltà, che non si trattava di un luogo che si adattava facilmente a tutta una serie di spettacoli, perché oggigiorno le compagnie teatrali richiedono determinati spazi, determinate spazi sia di retropalco che determinate luci, un'ampiezza di un certo tipo del palco, camerini di un certo tipo, la possibilità di allocare le scenografie, ecco, tutta una serie di esigenze che fanno sì che noi non siamo appetibili sotto determinati punti di vista. Ecco, invece una nuova struttura potrebbe risolvere questo tipo di cose, ma avete già pensato a una sede in particolare? Sì, stiamo facendo una valutazione, assolutamente sì. Ex novo. So che non è competenza del suo assessorato in particolare, però vorremmo dedicare ancora due parole per quanto riguarda lo spazio per i giovani. A Mondovì c'è una richiesta di questo tipo, ci sono molte realtà che fanno riferimento alla musica, ma non solo, a altre attività giovanili. Cosa si può fare per loro? Ma allora, in effetti se ne sta occupando in prima persona l'assessore alle politiche giovanili Alessandro Terreno. Posso però dirvi che per esempio in questo periodo sta lavorando ad un bando Spazio Giovani, proprio perché noi stessi siamo consapevoli del fatto che i giovani abbiano bisogno di un luogo dove ritrovarsi. Siamo stati tutti a casa chiusi, ognuno isolato nella propria cameretta, adesso la volontà è proprio quella di ritrovarsi anche in spazi comuni, e questo progetto di fondazione va proprio in questa direzione. Quindi mi sento di dire che l'attenzione è massima, sia per quanto riguarda appunto il piacere di trovarsi, per condividere spazi, compiti, piuttosto che idee, o piuttosto ancora condividere spazi all'aperto. Grazie assessore, è stato molto gentile venirci a trovare. La prossima puntata sarà ancora un buongiorno, vedremo se Mondovì o qualche altra città.